A me è rimasta l'immagine generosa e magnifica dell'uomo come albero che cammina. Ed effettivamente molta della nostra dell'immaginazione anche poetica fa assomigliare l'uomo all'albero. Abbiamo la stessa formula, ecco, un albero abbattuto può ripartire. Noi no. Però anche noi abbiamo le nostre radici. E le radici non sono quelle proprio materiali dell'albero, ma sono le radici dei nostri antenati, di quelli venuti prima di noi. Quelle radici stanno dentro di noi e continuano a buttare, anche in mancanza del tronco che noi possiamo essere stati. Quelle radici continuano a esistere nella storia, nelle generazioni, continuano a essere tramandate. Assomigliamo, ecco, io credo che la cosa la più generosa rassomiglianza di un essere umano è quella con un albero. C'è un verso di una poeta russa, Marina Svetaeva, che dice che oltre all'attrazione terrestre esiste l'attrazione celeste, dice Marina. Sembra una battuta poetica, ma esistono continuamente in natura delle forze che spingono dal basso verso l'alto. Vi dicevo prima le montagne, niente di meno che le montagne. È terra che spinge dal basso verso l'alto, ma la più bella delle immagini viventi è quella dell'albero, che da un seme che sta dentro la terra comincia a salire, a salire, a salire, spinge dal basso verso l'alto fino a raggiungere con la sua formula dei rami la massima altezza possibile e consentita. Vedi, ci sta quella storia che ci raccontano, quella leggenda secondo cui quel matematico e fisico inglese Newton avrebbe scoperto la legge di gravità perché gli era caduta una mela sul capoccione o sulla parrucca, non so, però quel matematico, quel genio, là si era andato a mettere sotto un albero maturo, quindi insomma, questo incidente gli poteva capitare, ecco. Ma appunto lui da quell'incidente avrebbe ricavato niente di meno che la legge dell'attrazione terrestre. Ma non gli era venuto in mente a quel matematico e fisico inglese che c'era stata tutta un'altra forza opposta a quella dell'attrazione terrestre, che mischiando la linfa, la clorofilla e la luce aveva portato la mela in cima a quell'albero. Chi ce l'aveva avvitata? Il servitore? No, era questa forza dell'albero e della spinta celeste, dell'attrazione celeste, cioè della spinta dal basso verso l'alto. Ci voleva appunto una poeta russa per nominarla, insomma. Quello ha capito che c'era una legge che gli buttava le mele in testa, ma quell'altra ha capito che c'era una legge invece che gli aveva messe là sopra le mele. Per quello è bello il gesto della nostra primogenitrice, insomma Eva, che non aspetta che quella mela cada matura o quel frutto cada maturo in mezzo marcio, anche perché il frutto della conoscenza non cade, ha voglia di star là sopra. Se non te lo vai a scippare, a staccare, non cade. È un'esperienza che spetta a ogni generazione, quella di fare quel gesto di appropriazione indebita della conoscenza del bene e del male. Uso ancora delle parole che tu hai scritto. Tra un albero e un uomo la conversazione corre ai fulmini. Gli alberi di montagna scrivono in aria storie che si leggono stando sotto. L'ospite di un albero si deve dileguare allora che si tolgono le ombre. Sì, sì, e quando finisco la visita, quando insomma non c'è più quel riparo, quella accoglienza che è data dall'ombra. Io sono uno, abito su un campo e pianto alberi, su questo campo pianto alberi, li rinnovo, eccetera. Questi alberi poi adesso sono diventati così numerosi, vanno e vengono, che ci ricavo anche la legna per riscaldarmi d'inverno. E per me il risultato migliore di quello che io combino, che ho combinato sulla terra, per me è la ombra. Vedere quelle ombre che si allargano a terra, quello per me è il mio risultato migliore. Ecco, io posso dire che a me stesso, insomma, che il mio fatturato migliore è quello di avere allargato l'ombra in terra.